mondiale, quindi lasciando stare la possibilità che si possa dire a qualcuno di non fare figli, di non muoversi, di stare lì, che è una possibilità, però lasciando stare questa possibilità, se il mondo com'è cresce, l'unico modo per risolvere i problemi del mondo è fare le città, inurbarsi. Ok, quindi che non solo le città non sono la causa di tutti i problemi del mondo, ma ne sono la soluzione. Per, questa sentenza è molto lunga, di assoluzione, per tre cose principali, che hanno molto a che fare con le cose che vedete, poi parlo di 4 minuti di segrate, per quello che ne so. Primo, la densità. Usare sta roba, la densità. Adesso va di moda dire la densità selettiva, cioè non fare casa manetta dovunque, ma fare dove ha senso, magari dove c'è il trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Dettagli. Ma che cos'è la densità? È la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Cioè, fino al 97, anche in Italia, ma anche in Inghilterra, eccetera, cosa si faceva? Per far crescere l'occupazione, trovare lavoro alla gente, si spendevano un botto di soldi per far arrivare le aziende. Nell'ipotesi che queste aziende venissero solo se gli davi una paccata di soldi per mettersi a Segrate, a Gioia Tauro. Avete in mente il modello? Ok. Nell'ipotesi che chi cacchio voleva venire qui, se non con dei soldi. Invece, dal 97 c'è l'inversione della nuova prova, cioè, ed è quello che sta accadendo con Tesla, con Samsung, con tutte le cose che sto vedendo, IBM, Microsoft a Milano, eccetera. Cioè che, in realtà, è il fatto che c'è una densità di gente che ha studiato, gente internazionale, gente sveglia, che richiama le aziende. Quindi devi investire nella densità, che è solo nelle città, purtroppo non c'è nelle campagne, ma per sua natura, non è che è meglio o peggio, con la densità di intelligenze, estrazioni, nazioni, eccetera, eccetera, si attirano le aziende. L'opposto. Seconda roba della sentenza, un po' più complicata ma neanche tanto, è la cosiddetta efficienza. Cos'è l'efficienza? C'è un tizio, un matto, però lo vedete su internet, divertente, che ha fatto un libro nel 2006 che si chiama La matematica delle città. Cioè ha detto, ma non è che le città c'è una roba matematica? Sì. E cos'è questa roba matematica fatta la buona? È come quella degli esseri umani, tipo me, degli esseri viventi. Cioè, quanto più gli esseri viventi crescono in massa, ok, tanto meno consumano. Cioè il ratto, il topo e l'elefante, il topo, sapete, a manetta di cuore, battiti cardiaci, l'elefante molti meno, consuma X calorie, quindi al crescere della grandezza delle città in quel caso, e questo tizio l'ha studiato su miliardi di casi per 20 anni, diminuisce il consumo pro capite di qualsiasi cosa, di CO2, di acqua, di spostamenti in automobile. Quindi, e poi c'è un famoso libro che non è suo ma di un altro che si chiama Green Metropolis, che inizia bellissimo, perché inizia e dice siamo la famiglia più ecologica d'America. Se dovessimo dire in Italia, diremmo siamo la famiglia più ecologica d'Italia, viviamo a, e uno si immagina, Vigevano, no? In America il libro dice Portland, che è un cazzo di cittadino nell'Oregon, ok? In realtà poi si scopre che questa famiglia è la più ecologica del mondo, d'America, perché vive a Manhattan, nel centro più denso di New York, ok? Perché lì, per questo ragionamento del tizio della matematica città dell'elefante, più gente è nello stesso posto, più è sostenibile economicamente, ambientalmente, eccetera, eccetera. La terza e ultima parte di queste 3.000 pagine di sentenze di soluzione della città, che non sono la causa di tutte le mani del mondo, ma ne sono la soluzione, è derivante dal cash. Cioè, solo se c'è tante persone in uno stesso punto, pensiamo al grande momento di bellezza che oggi a Milano, un po' più raccontata che reale, però raccontata lo è, le città sono il luogo dove si fa soldi. Cioè, insomma, c'era una cosa che valeva fino alla sentenza di soluzione, tipo il 97, che si chiamava convergenza. Vi ricordate l'Unione Europea, quando dicevo anche l'Italia, prendo i soldi da tutti noi e dico, quali sono i luoghi più indietro, meno ricchi, più deboli,
questi sette. Allora prendo da quelli più avanti e faccio la convergenza, cioè ci butto soldi nell'ipotesi che tutto... No! Nel 97 hanno scoperto che, ed è la conseguenza di verità, non funziona così. Si va per poli, il mondo non è piatto. Ok? Non è piatto. Ci sono i luoghi che tirano, che hanno bisogno sempre di più risorse, perché sono quelli che generano reddito anche per gli altri. Ok? Finito. Questo è il processo più lungo della storia con la sentenza di soluzione più inedita, più inaspettata. E quindi bene fare città.